lezioni introduttive sulla catechesi del buon pastore. Come abbiamo detto tante volte, queste lezioni sono appunto una sorta di percorso così a volo d'uccello che tocca tante questioni, parlandone ovviamente un po' in generale e un po' in termini astratti, proprio perché siamo, anzitutto perché siamo online e poi anche per dare un'introduzione. E che spero che siano servite soprattutto per chi non era la prima volta che veniva a contatto con questo metodo, che siano servite per farsi un'idea, per interessarsi, per incuriosirsi su questa proposta di catechesi. E quindi ringrazio Francesca Cocchini che ci ha accompagnati in questi incontri. Per chi invece era già molto addentro, è stata un ripasso oppure una rispolverata di argomenti già conosciuti. Allora, abbiamo ricevuto varie domande con le quali Francesca comincerà oggi, come già le altre volte, l'incontro. E poi vi ricordo sempre che c'è la chat, quindi se desiderate porre qualche altra domanda, potete scriverlo in chat inviando a tutti e tutti quanti la vediamo. Bene, quindi passerei direttamente la parola a Francesca, così cominciamo subito. Grazie Andrea, grazie a tutti. Sì, è l'ultimo incontro, quindi in realtà mi piacerebbe parlare di tante cose, ma non è possibile e quindi davvero inizio con le domande che mi sono arrivate mattinata e poi, come avevamo già detto la volta scorsa, vorrei introdurre anche un po' la formazione morale. Comunque, vediamo subito le domande. Ecco, alle prime ci sarà un altro corso come questo, ci sarà una continuazione di questo corso. Allora, una continuazione di questo corso penso di no, perché è stato pensato appunto, come già detto Andrea, come introduzione. Sì, insomma, l'introduzione potrebbe anche toccare qualche altro punto, ma penso che con questo, quello che abbiamo visto e sentito, un'idea generale ciascuno di voi se l'è potuta fare. Poi ci sono sempre quei libri che ho indicato, e quindi ecco, una continuazione non la vedo possibile. Un altro corso come questo, ne avevo cominciato a parlare con Don Andrea, il corso è stato registrato e quindi e sappiamo che soprattutto all'inizio si erano iscritti in tanti che non hanno potuto essere accolti per motivi di pesantezza di connessione. Quindi si può vedere se utilizzare questo stesso percorso e riproporlo in un altro momento, questo è possibile. Io riguardo a questo, però voglio dire una cosa molto importante. La registrazione immagino ha ripreso anche il PowerPoint. Allora, nel PowerPoint ci sono delle preghiere, le preghiere dei bambini. Allora, tutto il resto può essere diffuso e pubblicato dovunque. Le preghiere dei bambini sono qualcosa di, ecco, non è questione di privacy, è questione di intimità profonda. E allora, ecco, su quelle preghiere chiederei che, anche se alcuni di voi possono averle copiate, scritte, sono esperienze molto belle, però, ecco, ricordiamoci che cosa rappresentano e che cosa sono. Poi, quali rapporti con la parrocchia e i sacerdoti? I sacerdoti hanno un ruolo nella catechesi? Allora, questo aspetto è un aspetto importante, ovviamente, e io rispondo leggendovi due caratteristiche della catechesi del buon pastore. Già vi ho detto che a un certo momento della nostra esperienza, Gianna e Sofia con un gruppetto di catechisti un po' di tutte le parti del mondo hanno voluto
formulare 32 punti che rappresentano appunto le caratteristiche di questa catechesi. E fra questi punti, fra queste caratteristiche, vi sono quelle che adesso vi leggo. La catechesi del Buon Pastore offre i suoi servizi alla diocesi e pertanto lavora in comunione con il vescovo. Sotto il termine diocesi e sotto il termine vescovo dobbiamo però intendere anche qualunque tipo di struttura ecclesiastica e autorità responsabili delle chiese che possono avere altri nomi, perché ricordiamoci, questa catechesi è ecumenica e quindi anche queste caratteristiche sono caratteristiche che si sono pensate e sono state formulate nella luce di una catechesi ecumenica. Quindi a noi adesso stiamo parlando di Chiesa Cattolica e sappiamo perfettamente che cosa vuol dire diocesi e vescovo, ma questo è importante perché anche lì dove c'è un altro tipo di cristianesimo, c'è sempre comunque un livello non solo organizzativo, ma anche di responsabilità che i catechisti che lavorano con questa metodologia devono contattare, confrontarsi e collaborare. Quindi non è una catechesi che va per conto suo, è una catechesi ecclesiale. Poi l'altro punto è ogni atrio, quindi ogni centro di catechesi, si avvale dell'aiuto di un sacerdote. E qui è importante quello che si segue. Il sacerdote deve, per poter aiutare, collaborare, deve conoscere i bambini in particolare nella loro dimensione religiosa. Quindi quando noi chiediamo di poter introdurci con la nostra metodologia in una parrocchia, certamente parliamo con i sacerdoti, diciamo loro qual è lo spirito della nostra catechesi e soprattutto con i sacerdoti quello che è importante è aiutarli a comprendere il bambino religioso. Ecco, questo è fondamentale. Se il sacerdote che ci aiuta è un sacerdote che condivide con noi, nella misura del possibile, ma negli elementi fondamentali, la conoscenza e anche l'interesse di scoprire chi è il bambino religioso. Quindi deve conoscerli, poi celebra con loro l'Eucaristia, il sacramento della riconciliazione. Ossia, il ruolo del sacerdote nell'atrio è il servizio ministeriale che è il suo proprio nella Chiesa e quindi anche nella catechesi, ed opera in armonia con lo spirito della catechesi del Buon Pastore. Noi su questo punto, in quell'antologia di testi di Sofia, che è stata pubblicata pochi anni fa, Sofia dedica proprio un articolo, un saggio, cioè al catechisti e sacerdoti nella catechesi del Buon Pastore. Sono soltanto due pagine, dove intanto ricorda alcune espressioni importanti dei documenti della Chiesa, l'Evangelii Nuntiandi. L'evangelizzazione è l'opera di tutta la Chiesa, della gerarchia e del laicato. Ecco, quindi i catechisti in genere possono anche non essere, possono essere suore, consacrati, ma in genere i catechisti siamo dei laici. Ecco, non dobbiamo sentirci usurpatori di un servizio, di un ruolo che ci compete. Non mi piace tanto la parola ruolo, preferisco dire proprio una missione che ci compete. L'evangelizzazione è l'opera di tutta la Chiesa, della gerarchia e del laicato. Poi anche nella Catechesi Tadende del 79, Giovanni Paolo II, numero 66, si dice I catechisti laici, il titolo, e inizia con queste parole: Intendo ringraziare a nome di tutta la Chiesa voi catechisti parrocchiali,
laici, uomini, in numero ancora maggiore donne, che dappertutto nel mondo vi siete dedicati all'educazione religiosa di numerose generazioni. La vostra attività, spesso umile e nascosta, ma compiuta con zelo ardente e generoso, è una forma eminente di apostolato laicale. Ecco, quindi, prima di tutto, noi catechisti svolgiamo una missione che ci è propria, ci compete. È una missione che richiede, necessita dell'aiuto del sacerdote. La presenza del sacerdote nell'atrio, nella catechesi, non ha un ruolo diverso da quello che abitualmente ha, cioè il ruolo sacramentale. La porta dell'atrio è sempre aperta al sacerdote. E di fatto quando lavoriamo nelle parrocchie, spesso i sacerdoti anche vengono, ci visitano, però quello che chiediamo è che non si scontrino con un metodo di lavoro che è nostro proprio, cioè se venisse un sacerdote e incominciasse a interrogare i bambini per vedere che cosa sanno, che cosa non sanno, ecco, questo è un atteggiamento che contrasta con il nostro metodo. Lo dico così chiaramente, nel senso di dire per questo è importante che il sacerdote che collabora con noi sia a conoscenza di come noi lavoriamo con i bambini nella confessione, non possiamo adesso toccare tutta la formazione che diamo ai bambini per la confessione, però certo quando poi il sacerdote celebra il rito della riconciliazione con i bambini, noi chiaramente il catechista deve metterlo al corrente di come questi bambini si sono preparati. Su quali basi si sono confrontati con la parola di Dio, perché è in questo modo che il sacerdote può veramente essere di aiuto. Quindi, questo per quello che riguarda la funzione del sacerdote, la presenza del sacerdote. Poi un'altra domanda era: se volessi portare la catechesi del Buon Pastore nella mia parrocchia, cosa dovrei fare? A chi rivolgermi? Allora, cosa dovrei fare è essere formata come catechista del Buon Pastore. Cioè, se voglio introdurre in una parrocchia questa catechesi, devo essere un catechista formato in questa catechesi. A chi rivolgermi? Rivolgersi al parroco, rivolgersi al parroco o alla persona che nella parrocchia si occupa e organizza tutto il lavoro catechistico. Quindi ogni volta che qualcuno vuole iniziare, è un catechista formato e vuole introdurre questa catechesi e offrire questa sua formazione in una parrocchia, deve chiaramente parlare con chi in quella parrocchia si occupa del lavoro catechetico, sempre tenendo presente che la nostra è una modalità di catechesi che convive, può convivere, almeno nelle parrocchie dove è presente, convive con altre modalità. Chiaramente non pensiamo assolutamente di essere l'unica modalità di catechistica della Chiesa. Quindi presentiamo bene È necessario che spieghiamo bene di che cosa si tratta, di che cosa abbiamo bisogno e cerchiamo in tutti i modi di interessare, interessare alla nostra catechesi. E normalmente, insomma, fino ad ora, lì dove siamo accolti con molta generosità. Mettono a disposizione veramente tutto quello che ci serve e i sacerdoti che collaborano con noi sono tutti quanti sacerdoti che davvero aiutano e vogliono essere aiutati nella conoscenza del bambino. Quale sarebbe l'età giusta per la cresima? Già vi ho detto, è un tema in discussione, io non adesso non. Proprio non saprei rispondere a questa domanda. Ecco, non saprei rispondere. Quello che voglio dire è che la formazione religiosa per noi
inizia verso i 2 anni e mezzo, 3 anni, e dovrebbe non finire mai, con modalità diverse, e i sacramenti non sono mai il momento conclusivo in un percorso di formazione cristiana. Sono delle tappe importantissime, sono delle mete da cui arrivare, ma non sono l'unica meta, nel senso di dire, ecco, una volta che si è fatta la prima comunione, finita la formazione religiosa, una volta che si è fatta la cresima, quello che sia, finisce lì. Quindi, e questo è veramente molto importante che lo capiamo. Una cosa è i sacramenti nella vita di ognuno di noi, sono doni e grazie che hanno un punto di partenza e poi proseguono e continuano. Sì. Alcuni altri, la cresima certamente si fa una volta sola, il battesimo si fa una volta sola, ma introducono in un percorso che dovrebbe arrivare fino alla fine della nostra vita. Vorrei sapere di più sulla morte, come parlarne ai bambini. Ecco, dico parlarne perché noi non spieghiamo nulla. I misteri, la morte è un mistero e quindi proprio perché è mistero non può essere spiegato, ma come parlarne ai bambini? E adesso proprio su questo tema mi fermerò un momento. Però prima voglio concludere le altre domande. Ho una curiosità sul ruolo della testimonianza nella catechesi. Come si concilia con la necessità che il catechista scompaia? È consigliabile che la testimonianza sia resa sempre da un terzo? Allora, qui, se capisco questa domanda, penso che provenga dal fatto che ho insistito tanto sul catechista non protagonista, sul catechista che si pone in ascolto insieme con i bambini. Sul catechista che non parla di sé, non annuncia se stesso. Ecco, un catechista che non è maestro, ma un catechista che si mette accanto ai bambini, insieme ai bambini, ascolta la parola, la medita e prega, credo che dia una testimonianza molto grande, forse la testimonianza più grande che può dare. Un catechista che insieme con i bambini si confronta con la parola di Dio, insieme con i bambini approfondisce i misteri della nostra fede, testimonia di essere un credente e di un credente, essere un credente in ricerca, un credente che non ha raggiunto nessuna conclusione nella sua relazione con Dio, ma continua a viverla ed approfondirla. Questa è la testimonianza che il catechista dà. Quindi scompare come ruolo di maestro, di insegnante, di qualcuno che annuncia se stesso. Ecco, il catechista non annuncia se stesso. Il catechista annuncia l'unico maestro. È in questo senso che ho usato qualche volta la parola che è bene che il catechista scompaia. E la testimonianza che dà è una testimonianza di fede insieme ai bambini. Quando forse ho accennato a un certo momento che con gli adolescenti diventa importante e utile presentare esempi di credenti, grandi esempi di credenti. Le figure ecco, una figura come San Paolo, una figura come Francesco d'Assisi, una figura come Madre Teresa, una figura come, ecco, figure che possano costituire testimonianza di possibilità di essere credenti in varie epoche della storia e per risolvere, per affrontare varie situazioni della storia. Allora, nell'età dell'adolescenza, quando proprio i ragazzi entrano nel mondo in maniera più consapevole e anche con possibilmente già un'azione da svolgere, può essere veramente utile parlare e presentare, non è l'oggetto primario della catechesi e della formazione religiosa, ma presentare testimoni,
Io ricordo sempre che quando, ogni volta che ho preparato i gruppi di ragazzi per la cresima, per esempio, intorno ai 12-13 anni, faceva così, i giorni del ritiro, 3 giorni di ritiro prima della cresima, abbiamo sempre cercato un monastero, anche per i bambini della prima comunione, cerchiamo un luogo più idoneo per un ritiro. Però con gli adolescenti ho sempre invitato a un momento di colloquio e di confronto o un monaco o una monaca. Di solito ho sempre cercato l'uno e l'altro e hanno raccontato, hanno parlato della loro vocazione, anche per indicare questo tipo di scelta di vita, di risposta a una chiamata. E veniva normale, stando in un monastero, io normalmente facevo questi ritiri quando li ho fatti presso i camaldolesi, e quindi ecco un monaco camaldolese che venisse a raccontare un po' la propria esperienza. Però, ripeto, non è che deve essere per forza l'esperienza di un monaco, può essere l'esperienza di qualunque persona che possa testimoniare in un certo momento come vivere da cristiano in una situazione particolarmente complessa, particolarmente difficile, un politico credente, un operaio credente. Ecco, si possono trovare persone, ce le abbiamo, Papa Francesco dice sono nella porta accanto, quindi trovare, che non occupino assolutamente tutto il tempo della catechesi, però a quell'età testimonianze di questo genere sono utili e necessarie. Non capisco cosa significa, è consigliabile che la testimonianza sia resa sempre da un terzo? Non so, io se devo testimoniare il mio ruolo di catechista lo posso fare con gli adolescenti e dire come mai sono un docente universitario e mi occupo di catechesi. Ecco, non è che devo per forza chiamare una persona da fuori. Però, ripeto, è qualche cosa di molto particolare. Questo tipo di testimonianza. Se la prima testimonianza il catechista la dà mettendosi insieme con i bambini in ascolto della parola, in comunione con loro nella preghiera e nell'atteggiamento che assume di fronte alle realtà di Dio. Quella è la testimonianza principale che possiamo dare. Ci sono anche catechisti maschi nel Buon Pastore, sì, ce ne sono, ce ne sono. Non vedo perché non dovrebbero esserci. Quali sono i limiti della catechesi del Buon Pastore? Non so qui a che cosa si riferisca questa domanda. I limiti della catechesi del Buon Pastore potrebbero essere, certo, il numero di bambini. Una catechesi come questa non può svolgersi con gruppi di 30-40 bambini tutti insieme, non è possibile. E quindi c'è un limite, ho detto, insomma, intorno ai 20, 22, 23 bambini si può lavorare bene. Un altro limite è quello dell'ambiente. Abbiamo detto tanto sull'importanza dell'ambiente, cioè avere un ambiente dove si possa vivere queste 2 ore di lavoro, dove ci possa essere un materiale. Certo, un limite è anche il fatto di avere bisogno di un materiale, che però è una gioia grande per tutti i catechisti che fanno il materiale con le loro mani. Penso, non so se era questo quello che richiedeva la domanda. Allora, queste erano le domande e io mi fermo su quell'ultima. Vorrei sapere di più sulla morte, come parlarne ai bambini. E qui, anche a prescindere da questa domanda, io già avevo pensato, preparando questo ultimo nostro incontro, di voler proprio in maniera molto precisa, in maniera direi proprio come lo facciamo con i bambini, dirvi come noi parliamo della morte ai bambini. E penso che è un annuncio fondamentale della nostra fede. In fondo, noi crediamo nella resurrezione dai morti. Noi professiamo Cristo morto e risorto. Quindi l'argomento della morte è centrale nell'annuncio cristiano.
della morte non come fine della vita, ma come premessa della resurrezione. Ma se questo è centrale nell'annuncio cristiano, mi rendo sempre più conto che proprio in questo in questa nostra epoca, e direi in questo nostro anno così segnato dal Covid, questo è un argomento che non possiamo omettere. Troppo frequentemente sentiamo parlare di morte. La morte è una realtà che credo nessun bambino e nessuna famiglia può riuscire a tenere lontano dai bambini. Ecco, non possiamo far finta che i bambini non sentano parlare di morte. E molto spesso, proprio in questo nostro tempo, so che la morte può venire molto, molto vicino. Non è più soltanto un nonno o una persona anziana che muore, può morire un amico, un compagno, e questo è sempre possibile, non dico che non sia possibile sempre, però mi rendo conto che in questo momento noi non possiamo eludere il tema della morte. E allora come parliamo della morte ai bambini? Ripeto, non possiamo omettere di parlare della morte ai bambini, anche a prescindere dal Covid e dalla nostra situazione. Come sempre, non inventiamo nulla, perché Gesù ha parlato della morte, San Paolo ha parlato della morte. Al tempo di Gesù e al tempo di Paolo, come in tutti i tempi, le persone si sono interrogate sulla morte. E allora noi seguiamo, cerchiamo di rispondere a quella domanda che tutti si fanno e che forse in modo inconsapevole, ma sempre di più anche in modo consapevole, o perlomeno ce lo fanno capire molto bene, i bambini vogliono sapere qualcosa sulla morte. Allora, quali sono i testi fondamentali, i testi chiarissimi che troviamo? Sono due annunci. Il primo si trova nel Vangelo di Giovanni. Amen, amen, vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Il secondo lo troviamo nella prima lettera ai Corinzi. Ed è interessantissimo che sia Paolo, che pure proviene da un ambiente cittadino, una cultura urbana, non certo contadina come poteva averla Gesù, però anche Paolo, per parlare della morte, fa riferimento al seme e dice: qualcuno dirà, come risuscitano i morti? Con quale corpo verranno? Guardate, queste domande i bambini le fanno. Se non le esplicitano, magari un bambino di 3 anni, forse non è capace di formularla così, ma il problema lo pone, ce l'ha, se lo chiede. E allora qui noi dobbiamo aiutare a che il problema venga fuori. Allora Paolo lo tira fuori e dice: qualcuno dirà, come risuscitano i morti? Con quale corpo verranno? Stolto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. E quello che semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice chicco, di grano per esempio o di altro genere. E Dio gli dà un corpo come ha stabilito, e a ciascun seme il proprio corpo. Così anche la risurrezione dei morti. Si semina corruttibile e risorge incorruttibile, si semina ignobile e risorge glorioso, si semina debole e risorge pieno di forza, si semina un corpo animale, animale nel senso dell'essere umano, composto di carne e di anima, si semina un corpo animale, risorge un corpo spirituale. Se c'è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale, poiché sta scritto che il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente,
ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale e poi lo spirituale. Ecco, i due testi che stanno alla base del nostro parlare ai bambini della morte. Il testo della prima lettera ai Corinzi lo teniamo per noi, lo approfondiamo noi. Il testo, versetto del Vangelo di Giovanni, quell'unica frase, è quella che annunciamo ai bambini. Come prepariamo nell'atrio il momento in cui vogliamo parlare della morte? Lo prepariamo se è possibile, certo, cioè volendo, programmandocelo, a meno che non succeda qualche cosa di immediato e allora dobbiamo affrontarlo subito senza troppa preparazione. Però normalmente, quando pensiamo che è bene parlare di questo tema, di questo mistero, allora prepariamo, noi catechisti, prepariamo tre vaschette trasparenti, le riempiamo di terra e a distanza di una settimana l'una dall'altra mettiamo in queste tre vaschette dei semi di grano, in modo tale che dopo 3 settimane in una vaschetta saranno già spuntati dei fili d'erba abbastanza evidenti, verdi, in un'altra vaschetta ci saranno dei piccoli segni di inizio di germoglio e nell'ultima vaschetta i semi staranno appena appena sotto la terra, ancora appena qualcuno si sta aprendo, ecco, ma non si vedono. Allora, iniziamo chiamando i bambini e dico loro, vi faccio proprio la presentazione come la farei con i bambini, che una volta Gesù si è trovato con tante persone intorno a lui. Non c'erano soltanto i suoi apostoli, i suoi amici, c'erano anche persone venute da lontano. E proprio vedendo tutte queste persone attorno a lui, Gesù ha detto delle parole che adesso voglio leggervi proprio dal Vangelo. Gesù in quel momento ha detto così: Amen, amen, vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Gesù ha parlato di un chicco di grano. Non so se noi sappiamo come è fatto un chicco di grano. Allora prendo una scatolina dove ci sono alcuni chicchi di grano e prendo un chicco e lo metto sopra un foglio di carta bianco. Sopra quel foglio metto questo chicco. E i bambini subito si avvicinano, lo vedono, lo possono toccare, lo possono prendere, se lo possono passare di mano. Ecco. Gesù ha parlato di un chicco di grano, seme di grano. Però ha detto poi che se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Allora prendo uno dei vasetti, quello dove non c'è erba, dove i semi sono tutti sotto, si vede solo la terra, e poso il chicco di grano sulla superficie. Dico, ecco. Se questo chicco di grano lo lasciamo qui sopra la terra, rimane solo, sta lì fermo, non gli succede nulla. Ma Gesù ha detto che se invece muore, produce molto frutto. Allora vediamo che cosa vuol dire che se il chicco muore. Se il chicco muore vuol dire che non sta sopra la terra, ma entra dentro la terra. E io ho messo in questo vasetto che stiamo toccando qui davanti a noi, ho messo dei chicchi qualche giorno fa, qualche tempo fa. Li ho messi proprio dentro la terra. Allora vediamo che cosa è successo in questi chicchi. Allora, con i bambini,
con i bambini cominciamo a scavare in quel vasetto con le nostre mani. Nei bambini è un lavoro molto, molto attivo. E scopriamo, tiriamo fuori dal primo vasetto un chicco che si è già un po' aperto. E allora lo tiro fuori, lo metto sul foglio di carta e dico: ah, guarda qui, che cosa è successo? I bambini lo toccano, il bambino dice: è diventato un po' molliccio, si è spaccato, si è... Ecco, e ne tiriamo fuori tanti. E tiriamo fuori, ogni bambino ne vuole tirare fuori uno, va a scavare nella terra e tira fuori il chicco di grano che sottoterra, dentro la terra, ha cominciato ad aprirsi, ha cominciato a trasformarsi. Poi prendiamo l'altro vasetto dove iniziano a spuntare un pochino i germogli e diciamo, dopo un po' di tempo, questi chicchi che stanno sottoterra, vediamo che cosa gli succede. E allora tiriamo fuori più facilmente perché ci sta già un po' il filino che esce, ne tiriamo, io ne tiro fuori uno, gli altri bambini ne tirano fuori altri e anche questi li mettiamo sul foglio di carta in modo da vedere. Qui guarda, il seme quasi non ci sta più, si è quasi tutto consumato, è diventato questo, inizia questo piccolo rametto e poi anche da sotto si vedono un pochino come delle radici e quindi ragioniamo su questo cambiamento e poi finalmente il terzo vasetto dove ci stanno proprio i fili d'erba. Allora li tiriamo fuori, li mettiamo accanto, in un foglio abbiamo messo il chicco di grano, poi il seme un po' aperto, poi il seme con un pochino già di radici e poi il filo d'erba. Ma il filo d'erba, il seme non ci sta più. Il seme... Dove è andato quel seme? E qui è dove dobbiamo a lungo rimanere su questo fatto. Il seme, posso dire che non ci sta più? Che cosa posso dire? È andato via? Oppure che gli è successo a quel seme? È cambiato. Si è trasformato. Questo filo d'erba da dove è venuto fuori? Da un seme che ho messo qui a destra e il filo d'erba è venuto fuori a sinistra? Oppure quel seme che ho messo in quel punto e che si è andato poco alla volta trasformando? Ecco, queste adesso sono le parole che dico, ma insomma che ragioniamo insieme con i bambini, arrivando a vedere che quel filo d'erba è nato proprio da quel seme che però non è più assolutamente visibile come seme. Si assomiglia il seme al filo d'erba? Proprio per niente. Sono completamente diversi. Eppure non ci sarebbe quel filo d'erba se non ci fosse stato il seme. Gesù aveva detto: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane lì sulla superficie, rimane da solo. Se invece muore, se invece va sottoterra, cresce e dà frutto. Quel filo d'erba cresce ancora. Qui adesso nel vasetto non c'ha l'aria, non abbiamo il tempo per farlo crescere di più, ma noi sappiamo che da un chicco, e allora prendo una spiga e la metto sul foglio e dico: quel filo d'erba poi diventa una spiga. Quanti chicchi ci sono in una spiga? Allora li contiamo. E Gesù aveva detto proprio così. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, porta molto frutto. Quanti chicchi! Ma per dare tutti questi chicchi, ha dovuto un po', Gesù dice, ha dovuto morire. Che voleva dire Gesù dicendo morire? Che cosa è dovuto accadere a quel seme?
quanto si è cambiato, come si è trasformato. E rimaniamo su questa trasformazione della stessa realtà. E poi, come Gesù, voleva solo parlare di un chicco di grano. Gesù, quando ha detto queste parole, era proprio vicino, vicino alla sua Pasqua, a quel momento in cui lui sarebbe morto. E allora Gesù ha voluto parlare proprio della sua morte. Ha voluto aiutare tutte quelle persone che erano lì a capire un po' che cosa sarebbe successo a Gesù quando sarebbe morto. Voleva aiutare a far capire che Gesù, morto, non sarebbe rimasto morto, ma sarebbe risorto. Risorto, cioè avrebbe avuto una vita che non muore più, una vita diversa, ma lui l'avrebbe avuta, una sua vita diversa. Lui sarebbe morto e sarebbe risorto. E quello che è successo a Gesù succede a ognuno di noi quando moriremo. E allora a questo punto è il momento in cui con i bambini dobbiamo proprio entrare nella concretezza più grande della morte. Io posso, di solito faccio riferimento a me è morto mio papà, la mia mamma sono morti. Qualcuno di voi ha avuto qualche persona che sa che è morta? E allora i bambini possono dire, e lo dicono, è morto questo, è morto quell'altro. Ecco, quando una persona muore, che cosa succede? E i bambini qui sono quello che sanno, magari anche perché hanno visto film, cartoni animati, quello che sia, dicono, ah, vanno sottoterra. E allora il bambino dice, sì, e poi ci vengono tutti i vermi. Dico, certo, sottoterra. Il corpo si consuma tutto, si consuma tutto. Quel seme non rimane seme. D'altra parte, dico ai bambini, il nostro corpo si consuma tutti i giorni, perché quando mi taglio le unghie, quando mi taglio i capelli, quando mi lavo la faccia, sono tutte cellule che se ne vanno via, sono tutte parti di me che se ne vanno via. Però certo, quando poi uno muore, il suo corpo viene tutto quanto come distrutto. Non c'è più, non c'è più, non lo si vede più. Però Gesù ha detto che se il corpo muore, non lo si vede più quel seme, quel corpo così non lo vedo più, ma quel corpo si trasforma. Noi non lo possiamo vedere trasformato, non sappiamo come è il corpo trasformato. Un chicco di grano so che si trasformerà in filo d'erba e in spiga. Come si trasformerà il mio corpo non lo so, però so che si trasformerà come si è trasformato il corpo di Gesù. Perché, come ha detto Gesù, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, si trasforma e dà frutto. Questo è un po' la presentazione. E oggi come oggi dobbiamo anche dire, per esempio, è bene dirlo, per esempio quando le persone muoiono si mettono in una cassa e poi vanno al cimitero, possono essere messe sottoterra. A volte il corpo nella cassa viene bruciato. Dobbiamo parlare della cremazione perché i bambini possono saperlo. E allora in quel caso, certo, quel corpo non è che si consuma poco alla volta come capita al seme, si consuma tutto d'un tratto, tutto insieme. Ma sia che si consumi tutto insieme, sia che si consumi in tanto tempo, quello che è importante
che si trasforma. E infatti con i bambini un pochino appena più grandi, questo è per i bambini di 3-4 anni, ma se sono bambini già di 5, 6, 7 anni, posso dire, quando muore una persona e si celebra il funerale, c'è una preghiera molto bella che viene detta. Una preghiera che dice così: mentre, aspettate che adesso non me lo ricordo, mentre si distrugge il nostro corpo mortale, se ne prepara un altro glorioso. Mentre si va distruggendo quel corpo che viene messo dentro la terra, mentre si va distruggendo, se ne sta preparando un altro glorioso. Com'è glorioso il corpo di Gesù. Ecco, questo è quindi il passo del Vangelo di Giovanni, il prefazio dei defunti, se sono un pochino più grandi, e questa analisi proprio molto molto concreta, dove si tocca, i bambini con le mani vanno a scavare dentro quella terra per cercare tutte le varie trasformazioni del seme e poi lasciare che vengano fuori tutte le riflessioni su questo corpo che si distrugge, si consuma, diventa polvere. Ma certo, diventa polvere. Ma sparisce? O è come quel seme? Che non lo vedo più come corpo, ma si sta trasformando. E anche aiutarci a dire: guarda che il nostro corpo, sappiamo come è fatto il nostro corpo. Il nostro corpo è fatto di acqua, di potassio, di calcio, di ferro, sono tutte materie che si consumano. E infatti tutti i giorni ne prendiamo qualcosa di questa materia, però non sparisce. Sparisce perché non la vedo più, ma si trasforma. Voglio farvi vedere per ultimo su questo tema e poi concludo un disegno di un bambino che in realtà sul tema della morte di Gesù e sulla sua resurrezione ha lavorato moltissimo, ha lavorato a lungo e ha nel suo lavoro, nei suoi disegni, ha approfondito da solo, assolutamente da solo, questo tema ed è arrivato un giorno a fare, dunque questo è, possiamo anche avere un foglio dove mettiamo le parole di Gesù e facciamo vedere un po', sono disegnati, però ripeto, è importante farlo vedere in concreto la trasformazione del seme, però anche nel disegno, in modo che i bambini possano essere aiutati anche a disegnarlo, come dal seme si va trasformando. Ecco, e poi questo bambino che è arrivato a fare questo disegno, un'altra di quei capolavori di intuizione, ha disegnato due crocifissi. Questo bambino, quando ha fatto questo disegno, aveva 7 anni, perché è l'anno, la sua catechista era la mia mamma, e quell'anno mia mamma è morta e i bambini hanno saputo che era la loro catechista, è morta durante a novembre, quindi già aveva iniziato a lavorare con i bambini. E quindi la morte della catechista è stata certamente una cosa che li ha molto toccati. Abbiamo chiaramente in quel contesto lì abbiamo parlato molto della morte. E questo bambino, Mirko, ha fatto molti, molti disegni sulla morte. E qui questo disegno è veramente straordinario, perché ha scritto sotto due tipi di Gesù diversi ma morti. E il primo ha scritto prima trasformazione ed è Gesù in croce, morto. E poi, che
credetemi, non è un disegno suo, non, nessuno ha suggerito nulla. Ha scritto seconda trasformazione, e guardate che c'è qui, non quei raggi, perché era una fotocopia in bianco e nero e quindi non ha preso quei raggi, era tutto giallo, intorno ai due crocifissi, tutto giallo, tutta luce. Seconda trasformazione, e guardate il corpo di Gesù. Sta quasi, voleva forse probabilmente dire già un corpo glorioso, già un corpo dove la fisicità del corpo concreto, che nel primo disegno è molto ben tratteggiata, ecco, nella seconda trasformazione già va sparendo, va scomparendo. E il titolo che questo bambino ha dato a questo disegno è Due tipi di Gesù diversi ma morti. Ecco, la trasformazione, ma, la presentazione del chicco di grano e delle tre vaschette l'aveva avuta 3 anni, eh. Noi comunque ogni anno nel corso del nostro lavoro di catechesi, ogni anno intorno a Pasqua normalmente rifacciamo questa presentazione. E spesso, molto spesso, se è possibile avere tutti i gruppi dei bambini insieme insomma, nello stesso giorno, in stanze diverse, ma insomma, in contemporanea, la iniziamo con i bambini più piccoli per aiutarli e poi chiamiamo gli altri e tutti insieme, catechisti e bambini, ci mettiamo lì a scavare la terra, a tirar fuori questo semi, queste pianticelle. E a dirci tutto quello che abbiamo, quelle domande, come risorgono, che succede al corpo. Ecco, queste domande che è importantissimo che i bambini possano dire, se non le dicono, le intuiamo e cerchiamo di rispondere. Va bene così? Ecco, penso che. Però ecco, ve l'ho voluta, come dire, fare proprio dal vivo questa presentazione perché credo che sia, vorrei quasi proprio chiedervi, fatela con i vostri bambini, qualunque metodo di catechesi usiate e seguiate, però annunciate ai bambini quelle parole. Di solito so che nelle parrocchie intorno a Pasqua, almeno prima che ci fosse questa situazione, a volte all'inizio della Quaresima si davano un sacchetto con semi di grano e poi si portano. Sì, è molto bello, ma quello che si deve fare poi una volta che il filo d'erba nasce è penetrare dentro quell'annuncio, scavare dentro quel segno, perché quelle parole di Gesù hanno indicato un segno che deve essere tirato fuori. E perché sia tirato fuori quel mettere insieme il chicco e poi tutto il processo e poi per ultimo la spiga aiuta veramente molto. D'altra parte, sia Gesù sia Paolo hanno scelto questo elemento, vuol dire che insomma sapevano che cosa poteva essere più utile per aiutarci a penetrare nel mistero della morte. Allora, finito questo. Una domanda, scusa. Sì. Visto che si parla di morte, i bambini chiedono anche di inferno e paradiso. Come glielo spiega? Se vuoi dire una parola su questo. Allora, i nostri bambini non ce lo chiedono. Perché noi non parliamo né di inferno né di paradiso. Noi parliamo, quando parliamo della storia e del tempo, parliamo del regno di Dio. E il regno di Dio ha una meta. Il regno di Dio aspetta un compimento e quel compimento è la parusia. E con i bambini usiamo questo termine, la parusia. Parusia vuol dire venuta, presenza. Noi aspettiamo
non il ritorno di Gesù, perché Gesù non è andato via, però noi non lo vediamo, vediamo pane, vino. E invece ci sarà un momento in cui torneremo a vederlo, lo vedremo proprio come è glorioso. E quel momento nella Bibbia si chiama parusia e nella Bibbia si dice che alla parusia Dio sarà tutto in tutti. Dio sarà tutto in tutti. Ora, la luce di Dio, la vita di Dio è già in noi? Sì, certo. È già in noi. Ma possiamo dire che è già tutta in noi, che siamo tutti pieni della luce di Gesù? O è una luce, una vita che sta crescendo? E possiamo dire che già tutti gli uomini la conoscono, tutti gli uomini ce l'hanno. Ci sono tante persone che non l'hanno mai sentita. Ecco, le parabole del regno, il seme di senape. L'annuncio è questo, il paradiso è questo. È Dio tutto in tutte le cose. Dell'inferno proprio non parliamo. L'inferno non è nominato. I bambini, poco alla volta, certo a 3 anni no, ma a 6, 7 anni, comprendono molto bene, e li aiutiamo a comprendere molto bene, noi con loro, che il dono di Dio, la sua luce, è una luce che occorre proteggere e far crescere. Riceverla perché è un dono, ma è un dono che quando ci viene dato è ricevi la luce di Cristo e portala fino alla vita eterna e cresce quella luce. Come cresce? Ecco qui la vita morale. Come cresce? Cresce. Ci sono delle. Qui avevo preparato un'immagine, abbiamo una piccola cassetta con le massime. Chiamiamo così, parole di Gesù. Quando vuoi pregare, entra nella tua camera, chiudi la porta, prega il Padre tuo che è nel segreto. Un'altra massima. Perdonerai, non dico 7 volte, ma 70 volte 7. Un'altra massima. Se qualcuno ti chiede la tunica, dagli il mantello. Un'altra massima. Non accumulare tesori in cielo, tesori in terra, ma in cielo. Un'altra, non suonare la tromba davanti a te quando fai l'elemosina. Un'altra, ama il prossimo tuo come te stesso, ama i tuoi nemici, pregate per quelli che vi odiano. Ecco, queste massime le presentiamo 2 o 3 alla volta, le meditiamo, prima di tutto però, prima di tutto. Le annunciamo come grandi consigli che Gesù ci ha dato. Sono dei consigli e ce li ha dati proprio perché quella luce che lui ci ha donato possa crescere. Certo, quella luce più cresce, più diventa quella sempre più simile a quella di Gesù. Come cresce la luce? Gesù ci ha detto come cresce. Quindi, ripeto, non è un paradiso che non merita il nostro lavoro, che non merita il nostro aiuto per arrivarci. La parusia arriverà quando. Lo sa soltanto Dio, lo sa soltanto il Padre quando arriverà. Però certamente arriverà perché Dio insieme con noi faremo crescere quella luce.
quindi legare la morte all'inferno e al paradiso proprio non lo so, non è mai venuto fuori il problema dell'inferno e del paradiso legato alla morte. Quando uno muore, seguiamo sempre quello che ci dice la parola di Dio. Quando uno muore lo vedremo, lo vedremo. Ecco, in fondo, quali letture si leggono nelle messe funebri? Credi tu il dialogo con Marta? Io credo. Ecco, le risposte alle nostre domande le troviamo tutte nella parola di Dio. Non dobbiamo cercarne altre. E certo, nelle parabole ci sta anche via da me nel fuoco eterno. E beh, la Gehenna era il grande immondezzaio dove c'era il fuoco perenne che bruciava tutto. E una volta, sempre quella interconnessione che fanno i bambini, no? Allora, se il tralcio della vite non riceve più la linfa, si stacca e viene gettato nel fuoco, dice la parabola di Giovanni 15. E una volta un bambino ha detto, dice, ah, certo, si stacca, non c'è più la linfa, però il vignaiolo se lo mette sulle spalle e lo riattacca. Il vignaiolo se lo mette sulle spalle, è chiaro che qui c'è la parabola della vera vite, è la parabola della pecorella ritrovata. Il vignaiolo se lo mette sulle spalle e lo riattacca. È molto importante con i bambini. In quella parabola della pecorella ritrovata, ci aiutiamo tutti quanti a fermarci su quel finché non l'ha trovata. La va a cercare finché non la trova. Non si stanca di cercarla e ci assicura che la trova, perché continua a cercarla finché non l'ha trovata. E possiamo anche dire ai bambini, se viene fuori, ma se uno proprio non vuole entrare, se uno proprio non lo ama, non gli interessa, che cosa possiamo fare? E allora qui, certo con i bambini un po' più grandi, i bambini di 3 anni, 4 anni, questo problema non se lo pongono, ma con gli altri, certo che può venire fuori, che cosa possiamo fare? Ecco la preghiera, ecco aiutarlo. Cioè è un parlare insieme. L'altra volta qualcuno di voi dice, ma si legge la parola di Dio e poi basta, non, no. La parola di Dio si medita e si unisce l'una all'altra e si segue quello che può venire, una domanda, una riflessione. Però mai, mai risposte che provengano dal nostro pensare. Certo, lo pensiamo, ma appoggiato a una parola di Dio. Io non posso rispondere quello che io penso. Io penso quello che ho cercato un po' di capire, di trovare nella sua parola. E aprire la Bibbia, cercarlo quel passo, leggerlo quel versetto. Va bene? Ecco. Allora, sono le 7, forse possiamo iniziare un pochino il discorso che avevo pensato sulla formazione morale. Quando noi parliamo di morale, che cosa ci viene in mente di solito dietro questo termine? Forse ci vengono in mente una vita morale, una vita in cui ci si comporta in un certo modo. La vita morale è quella vita che
ubbidisce a certe norme, a certe leggi, a certi comandamenti. Morale forse ci fa venire in mente cose da fare, cose buone da fare e cose cattive da non fare. Cioè, vita morale e formazione morale probabilmente ci richiama tutta una serie di norme da seguire, di atteggiamenti da assumere, di comandamenti a cui ubbidire. Il livello più profondo della vita morale, e questo ormai tanta riflessione teologica lo ha molto ben chiarito, il livello più profondo della vita morale non è il livello dell'agire, il livello del fare, è il livello dell'essere. La vita morale si esprime in azioni, in comportamenti, ma questi comportamenti per avere un valore, per essere veramente autentici, devono venire fuori da un essere, cioè non sono comportamenti attaccati a noi, non sono azioni che decidiamo con la nostra volontà di svolgere, ma non provengono dalla nostra coscienza. La vita morale è veramente, autenticamente morale se tutto ciò che facciamo nasce dalla nostra più profonda coscienza, dal nostro più profondo essere. Ed essere, perché la vita morale, quando è che una persona, possiamo dire, è morale? Una persona la vita morale si esplica in una relazione, si sviluppa nella relazione. Allora, la persona morale che vive una morale, diciamo cristiana, che vive secondo la luce della parola di Dio, è una persona che vive le sue relazioni e prima di tutto la relazione con Dio secondo una spinta interiore, secondo un suo essere che lo porta a vivere in un determinato modo. La vita morale è una vita che si apre alla relazione. E la prima, più fondamentale relazione, la relazione più grande, lo sappiamo benissimo, è la relazione con Dio. Più si stabilisce questa relazione con Dio, più la persona cresce nel suo essere, perché ognuno di noi si costruisce nelle relazioni che vive con gli altri, si costruisce nella relazione che vive con i propri genitori, con la propria famiglia, con l'ambiente in cui vive. E più è positiva la persona e le persone con cui ci mettiamo in relazione, e più io costruisco positivamente il mio essere. L'essere si costruisce nella relazione. Allora, l'essere morale si costruisce nella relazione con Dio. Questa relazione con Dio è una relazione che noi aiutiamo il bambino a viverla prima ancora del momento in cui nasce nel bambino la capacità di agire secondo, una coscienza che gli fa comprendere che cosa è bene e che cosa è male. Perché
sappiamo, lo sapevano anche gli antichi, la capacità di discernere il bene e il male è una capacità che non nasce subito nell'essere umano, ma si comincia a sviluppare intorno ai 6-7 anni. Questo lo dicono i moderni, lo dicevano gli antichi. Ma questo forse vuol dire che allora prima dei 6-7 anni non c'è vita morale? Prima dei 6-7 anni c'è la formazione morale più importante di tutte, perché è la formazione dell'essere che vivrà poi, seguendo quella capacità nuova che gli sorgerà di poter comprendere che cosa è bene e che cosa è male. Per cui nella nostra catechesi la formazione morale, che pure diciamo come formazione ad agire, alle azioni, non può nascere prima dei 6-7 anni, ecco, nella nostra catechesi noi cominciamo a fare formazione morale con i bambini appena arrivano. Perché al bambino a cui presentiamo, io ritorno sempre su quella parabola, ma è fondamentale, presentiamo il buon pastore, e diciamo: guarda, c'è una persona che ti conosce per nome, che ti chiama. E noi siamo le sue pecorelle che ascoltiamo la sua voce. Ecco il fondamento della vita morale, la relazione con Dio. Una relazione alla quale il bambino piccolo risponde con la risposta più grande che si possa dare. Una risposta che è soltanto esclusivamente una risposta di gioia. Sono felice di vivere in relazione con Dio. Allora, dopo, quando intorno ai 6 anni, appunto, metto questa età perché è quella in cui proprio il bambino ha un interesse grandissimo verso la comprensione degli atteggiamenti, delle azioni, perché questa azione è buona e questa azione non è buona. È l'età in cui si forma il giudizio. Allora, dopo i 6 anni, quella risposta alla voce del pastore che mi chiama per nome e che io seguo perché ho scoperto che in quella voce che mi chiama per nome c'è quell'amore, quella protezione, quella fiducia, e che quindi rispondo con gioia. Vi ricordate tutti quei disegni con tutto quel giallo del pastore e delle pecore? Ecco, dopo i 6 anni quella voce comincia a essere una voce che mi indica una strada. Il pastore cammina davanti alle pecore e camminando davanti alle pecore parla. E che cosa dice? Ecco, ho messo qui il cofanetto con le massime. Dà dei consigli, indica dei comportamenti, delle capacità che noi abbiamo. Perché ci dice, per esempio, una volta ci ha detto: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro nei cieli. Questo ce l'ha detto Gesù. Ma allora Gesù pensa che noi possiamo essere perfetti come il Padre nostro che è nei cieli? E se ce l'ha detto? Se ce l'ha detto vuol dire che è possibile. Se no, non ci avrebbe detto una cosa di questo genere. Gesù una volta ha detto: amate i vostri nemici. Allora, è possibile amare i nemici? E qui noi cominciamo a presentare delle parabole che proprio presentano, hanno, mostrano comportamenti opposti. Prendiamo il buon samaritano. Buon samaritano. La presentiamo ai bambini, ma non l'attualizziamo subito. Non diciamo subito:
Noi potremmo essere come il sacerdote, come il levita o come il samaritano. Tutte le indicazioni direttamente morali, quindi le parabole, le massime, queste parole, vanno prima e per un tempo abbastanza ampio, meditate nella maniera, ripeto, più oggettiva possibile. Perché se io guardo da fuori, è come fa Gesù, chi di voi, quale dei tre è stato prossimo? Quale dei tre è stato prossimo? E noi siamo liberi di giudicare perché non sono coinvolto in prima persona. E quindi posso benissimo, tranquillamente, dire quanto si è comportato male quello che ha guardato e è andato oltre. E invece, come si è comportato bene quello che era un nemico e si è fermato. E quante cose ha fatto? Come si sarà sentito quel poveraccio che era caduto in mano dei briganti quando finalmente ha visto questa persona che era un suo nemico e che gli si è avvicinato? Allora, stiamo a lungo a pensare, a riflettere su questi comportamenti. E ci chiediamo qual è il comportamento giusto, qual è il comportamento sbagliato. Ma noi stiamo fuori, stiamo davanti a questa scena. Non dico subito io, perché è quello che ha fatto Nathan con Davide quando lo ha dovuto convincere del suo peccato. Non gli ha detto subito: tu hai peccato. Ti ha fatto un bel racconto. C'era un uomo, aveva un agnello e Davide, completamente immediatamente coinvolto in quella scena, subito dice: quell'uomo deve essere ucciso, deve essere punito. E allora a quel punto Nathan gli dice: sei tu quell'uomo. Ecco, tutta la formazione morale esplicita sui comportamenti, cioè quando arriviamo a quell'età in cui ci sono indicazioni precise. Queste indicazioni precise vanno prima di tutto annunciate e devono suscitare, suscitano, se non le vogliamo subito personalizzare, suscitano stupore e enorme gratitudine. Quanto sarebbe bello se tutti amassero i propri nemici. Quanto sarebbe bello se tutti si perdonassero. Ecco, sono consigli di luce che Gesù ci dà. Sono indicazioni per entrare sempre di più nel suo regno. Lui cammina così e le pecore lo ascoltano. Perché lo ascoltano? Perché sanno che lui le ama. Sanno che lui le guida, sanno che se io non ce la faccio, perché poi a un certo momento, certo, dico: ma Gesù poi ha detto anche tu fai lo stesso. E certo, parabola del fariseo e del pubblicano, prima ci fermiamo molto a dire, quella preghiera del fariseo, la preghiera del fariseo, guarda, se leggiamo, fa tutte cose giuste. Ha detto: io digiuno, io pago, io. Però Gesù dice che quella preghiera non gli piace. Perché non gli sarà piaciuta? E andiamo a cercare di capire perché. E allora ecco perché lui però ha guardato se stesso, ma ha guardato anche quello laggiù. Ha detto: non sono come quello. E allora non diciamo subito: ma a noi ci capita di fare così, perché se io dico subito a noi ci capita, ecco che cerco giustificazioni. E invece le parabole morali, le massime morali, vogliono aiutarci a dare un giudizio oggettivo. E una volta che l'abbiamo dato, allora diventiamo capaci di capire che forse anche io qualche volta prego così, anche io qualche volta
non mi fermo. Abbiamo già, volevo parlare molto più a lungo perché poi c'è tutto il tema della storia che entra nella formazione morale, la storia della salvezza, il tema proprio del passato, il presente, il futuro, questa pagina bianca della storia che viviamo domani, come si scrive questa pagina bianca, chi la scrive? Come si prepara la parousia? Chi la prepara? Dio da solo? Dio non fa più nulla da solo. Una volta che ha creato l'uomo, una volta che è venuto Gesù e ha condiviso e ci rende partecipi della sua vita, Dio da solo non fa più nulla. Ma agisce con noi e noi con lui. Allora come prepariamo insieme questa parousia? Come la affrettiamo? Certo però che se io non l'aspetto con gioia, se io parlo della fine del mondo, la fine del mondo, la prima cosa che uno dice è che non venga mai, mentre la parusia, che è il momento in cui Dio sarà tutto in tutti, se lo presento così, ed è così, perché non è la fine del mondo quella descrizione apocalittica dei Vangeli, quello è un genere letterario di parlare. Ma la conclusione della storia è quel sottomettere tutti i suoi nemici, cioè salvarli tutti. Non ci sarà più né lutto né pianto, non ci sarà più morte, ci saranno cieli nuovi e terra nuova, tutte le profezie escatologiche. E quelle profezie aiutano a desiderare la parusia e a collaborare, a lavorare nella storia perché questo avvenga. Ecco la formazione morale. Formazione morale, per la formazione morale è necessario conoscere verso dove vado, altrimenti mi comporto in un modo o in un altro perché. Ecco, insomma, un po' di qualche cosa. Però anche su questo della formazione morale, nell'antologia di Sofia Cavalletti sulla catechesi del Buon Pastore ci sono dei saggi molto, molto più precisi, molto più concreti che possono aiutare. Bene, non so che cosa dire d'altro, io Grazie. ringrazio naturalmente tutto l'ufficio catechistico nella persona del suo direttore e dei suoi collaboratori per questo spazio che veramente ha voluto dare alla catechesi del Buon Pastore. E poi noi siamo disponibili appena sarà possibile, a organizzare corsi in presenza in modo da poter aiutare a fare il materiale, a presentarlo, a lavorarci. Ecco. Infatti, questo volevo un momento chiederti, perché qualcuno ha chiesto se ci sarà poi in un futuro gli incontri di formazione in presenza come si facevano via Alessandria finora. Quindi questo se puoi dire qualcosa, però so che la prospettiva è vaga per ora. Però. Appena sarà possibile, già quest'estate riorganizzeremo settimane intensive per quelle persone che possono, secondo gli orari, e naturalmente il corso di formazione, quello normale che abbiamo sempre fatto, si svolgerà immediatamente. Ecco, non vediamo l'ora. In questa situazione qui, prevedere quando, vi ripeto, appena il giorno, direi quasi il giorno stesso in cui sarà possibile lavorare più in presenza, organizzeremo tutto ciò che è possibile organizzare per preparare e formare catechisti e lavorare nel modo migliore. Bene. Allora, beh, a nome di tutti io ti ringrazio. Ci sono sulla chat tanti messaggi di ringraziamento e di apprezzamento che poi ti giro, te li copio e te li giro direttamente. Comunque molto contenti e in particolare anche forse dell'incontro di oggi che ci hai fatto proprio la
appunto una presentazione, come potrebbe essere fatta una presentazione ai bambini, che quindi è stato molto, molto apprezzato. E alcune persone hanno chiesto quindi questi incontri in particolare. Come diceva Francesca, questi incontri sono stati registrati, quindi li metteremo su YouTube, ma in una pagina che non si vede, in modo che poi chi ha il link li può vedere. Quindi noi possiamo mandare il link alle persone che lo chiedono, che vogliono fare una prima introduzione, appunto per farsi un'idea al buon pastore. E poi anche il centro di catechesi del Buon Pastore comunicherà ovviamente se ci sono appunto questa possibilità di fare. Ecco, magari Francesca, se puoi dire una cosa su come può funzionare la comunicazione, cioè se comincia questo corso in presenza, dove sta scritto? Allora, intanto il mio email lo potete avere, ve lo posso dire subito, f.cocchini.it chiocciola gmail.com. Vi do anche l'email di Sandra Pollastri, che collabora con me, catechista insieme con me. Scusate, alessandra.pollastri chiocciola, adesso non mi ricordo, Andrea, non mi ricordo Va bene. vabbè, niente, lo manderò a te i due mail e mi scrivete e poi sì. Ecco, Francesca, se vuoi sapere. fcocchini.it però, fcocchini.it@gmail.com e Alessandra Pollastri. Scusate che mi inserisco. Pollastri.alessandra mail@gmail.com. Quindi pollastri.alessandra@gmail.com, f.cocchini.it@gmail.com. Certamente, Andrea, appena organizziamo qualche cosa, io avviso l'ufficio catechistico immediatamente, così che Bene. anche voi potete pubblicizzarlo se volete. Certo, Insomma. Ecco, certo. noi siamo un po' sprovveduti, non abbiamo tutte le pagine ben messe. Se cercate su Google Catechesi del Buon Pastore, vi accorgerete che negli Stati Uniti, Colombia, Messico, c'hanno dei siti bellissimi. Noi in Italia siamo un pochino più rustici, ecco, più rustici, va bene, più sobri. Va bene, allora Grazie, grazie. grazie molto a te Francesca e grazie a tutti. A tutti, arrivederci.